Vi accecherò. Ciao Vogue, sono Marco Mengoni e oggi proveremo gli outfit per tutte le serate di Sanremo. Arrivo solo, sole. Dice meglio soli che male accompagnati. Pronti? Pronti, dice pronto. Ciao Vogue, adesso arrivo, eh. Ieri sono tornato troppo tardi per mettere a posto io. Questa però è la prima cosa che mi ha insegnato mia nonna. Bravo, ce l'ho. La rimetto in bottone. Ma sempre noi sapere detto, tu. No, lo so fare meglio di voi sicuramente. Grazie. Provo. Questo è esattamente uguale a quella copia della che abbiamo visto nella foto. Il pantalone che c'è sempre la cucitura quella che ti avevi richiesto. E poi c'è il crystal. Non è crystal mesh, come lo vogliamo chiamare? Tipo vi accecherò. È metà metà cristo. Ma non è finita. Io la accorcerei ancora. Slanciamo un po'. Brilla in camera. Bellissima, no? È una maglia di metallo. È una maglia di metallo con cristallo. Anche perché chi avrà ascoltato bene la canzone, nel pezzo c'è la mia maglia metallica. No, qua non c'è niente. Sì, ma questa per coprirla che non si veda. Bellissima. Spero che mi buttino addosso tutti i fari possibili del palco. Ma dato che avremo anche voce in capitolo su quello, ovviamente faremo un puntamento apposito. Era giusto o non era giusto? Era giusta cosa. Porta microfono. Tu lo devi al controllo, vero? Qua. Questo è ok. Sì. Era dietro. Sì, era dietro. Questo è uno dei miei preferiti. Se non il mio preferito. Certo. Però non lo posso dire perché sennò gli altri si offendono. Sì, mi vedo bene. Ci hanno ispirato molto una collezione di 90 di Versace. Abbiamo cercato di riprendere delle cose ovviamente ad oggi. Però dato che il pezzo anche ha dei richiami a musicalmente come arrangiamento all'80-90, è tutto giusto, affezionato. Il prossimo non so quale sarà sorpresa. Due vite è un po' la mia storia infinita. È un viaggio che entra ed esce dal mondo fenomenico a quello dell'inconscio. Quindi ci sono delle immagini oniriche, appunto, e quasi fantastiche. Però ci sono anche momenti e fotografie di vita reale. E che vuole anche essere un omaggio alla vita, il fatto di godersi anche i momenti più noiosi, godersi i momenti che ci sembrano che non insegnino niente, e invece anche quelli hanno in sé la creatività per il momento successivo. Non ho sentito nessuno che faceva wow, eh? Ci è mancato, ragazzi. La vogliamo provare, Stellina? Proviamo. Proviamo tutto, ci siamo. Tanto la togliamo, no? Sì. È proprio quegli anni lì. Gli anni lì. Pallina sì. Ma com'è questo taglio di pantaloni? Si sono ispirati a un loro pantalone, però che a me piace molto. Era un po' una sfida, perché quando ho proposto questa cosa era un po' tipo... Ma proviamo, vediamo. Se funziona, quindi adesso voglio sottolineare questa cosa, che questo pantalone sta bene. Spesso ragione, ma semplicemente perché quando parlo vuol dire che so. Si pare. Spero vi siate divertiti, vi mando un bacio e ci vediamo a Sanremo. Ciao Vogue.